prima in campionato, ma non nel girone di Champions. Tutta colpa di un brutto 0-0 che l'Inter non riesce a sbloccare contro la Real Sociedad, finendo con gli stessi 12 punti degli avversari, penalizzata però da una peggiore differenza reti generale. Sembrava troppo facile vincere in casa e invece non è stato così. Al di là del turnover, i nerazzurri hanno sbagliato l'approccio alla gara, favorendo la tattica conservativa degli avversari, che nella ripresa hanno persino provato a vincere. Non sarebbe stato giusto, ma non sarebbe stato giusto nemmeno un successo della squadra di Inzaghi che ha fatto troppo poco per ottenere i 3 punti e per la prima volta dopo 20 partite, 15 di campionato e 5 di Champions, non ha segnato nemmeno un gol in questa stagione. Un passo indietro che deve far riflettere in prospettiva, sia perché negli ottavi l'Inter potrebbe trovare il Real Madrid, il Bayern Monaco o il Manchester City, sia perché, non, giocando così ha fallito un esame di maturità e di personalità, rischiando di complicarsi la vita per il suo futuro in Champions. Il cammino dell'Inter si avvicina sempre più verso la fine della sua prima metà di stagione, a chiusura di un anno sensazionale sotto il profilo dei risultati di squadre maturati sul campo e di quanto messo a segno in positivo della dirigenza nerazzurra in estate. Compreso il magico colpo Marcus Thuram, oggi garanzia di una maxi plusvalenza per essere stato prelevato a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach e reduce da mesi di prestazioni stellari con la sua nuova maglia. Il centravanti francese è infatti tra i profili più temuti del campionato di Serie A, e sta macinando consensi anche nel resto d'Europa. Presto potrebbe divenire uno dei calciatori più interessanti anche per la nazionale francese dell'amico Kylian Mbappé, con cui potrebbe spartire un posto in prima fila nelle competizioni internazionali ufficiali. Ma nel frattempo, a testa alta e con grande determinazione, gode del suo nuovo periodo in Italia. Senza Richarlison spazio per Thuram, idea Tottenham è richiesta stellare dall'Inter. L'Inter ha certamente intenzione di puntare ancora molto su di lui da qui al prossimo futuro, ma non nasconde dietro ad un dito la voglia di poter monetizzare la sua cessione nel caso in cui, come è avvenuto già in passato, si dovessero presentare offerte interessanti. Ad oggi si parla di almeno 70 milioni di euro di richiesta, con alcune squadre pronte a seguirlo in ottica estiva. Compreso anche il Tottenham, in Premier League. Il club inglese potrebbe infatti aver presto bisogno di un nuovo centravanti come Thuram, in vista della possibile cessione di Richarlison nel campionato arabo di Saudi Pro League. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, per il centravanti brasiliano sono state spalancate le porte del campionato esotico già ricco di talenti, vecchie glorie e connazionali. Secondo Football Insider, nuove offerte potrebbero giungere già nella prossima sessione invernale di mercato. Del resto, per il Tottenham sarebbe un affare da non rifiutare, considerando un inizio di stagione poco brillante da parte del proprio calciatore. Regalo a gennaio per Inzaghi, via da Manchester a prezzo di saldo. Sembra ormai ufficiale, il Manchester United non dovrebbe proporre alcun rinnovo a Martial, e l'attaccante si prepara a trasferirsi gratis altrove. Il Manchester United potrebbe avere ancora la possibilità di attivare l'opzione per prolungare unilateralmente il contratto di Anthony Martial prima che l'accordo originale fra giocatore e club scada alla fine di questa stagione. Martial, che aveva firmato un rinnovo quinquennale nel 2019 con i Red Devils, potrebbe infatti essere, almeno in via teorica, costretto dallo United a prolungare la sua permanenza nel club per altri 12 mesi. La situazione contingente rende questa possibilità alquanto remota. Dunque ci si aspetta tutto tranne che il club si preoccupi di assicurarsi la permanenza dell'attaccante. Il 28enne francese potrebbe partire quindi come free agent a giugno, a meno che non arrivino offerte interessanti da parte di qualche club già a gennaio. Lo United spera appunto in qualche proposta araba.
non solo per questioni economiche ma anche per liberare lo spazio salariale per poter rafforzare con un nuovo acquisto l'attacco. Anni fa uno come Martial avrebbe fatto gola a tutti. Ora è un obiettivo che spaventa per la sua involuzione e per le sue pretese d'ingaggio. Anche ad Ausilio il francese è sempre piaciuto, ma sono anni che il ragazzo non riesce a incidere e a trovare continuità. Finora nella stagione 2023-24 ha collezionato ben 19 presenze, anche se soltanto 7 dall'1 minuto, senza riuscire a farsi notare. L'ultima sua sostituzione è arrivata sabato scorso. Il francese è stato richiamato in panchina al 56, durante la cocente sconfitta interna per 3-0 contro il Bournemouth. Il pubblico dell'Old Trafford ha accolto il subentrante, Rasmus Højlund, con una pioggia di applausi. Il messaggio è chiaro, il pubblico è stanco di Martial. Martial all'Inter, gratis ma con tante incognite. Dire che l'esperienza in Premier di Martial sia stata finora totalmente disastrosa sarebbe poco obiettivo. Il francese ha segnato comunque 90 gol, in più di 300 partite in tutte le competizioni, ed è stato rallentato da tantissimi infortuni. Inoltre ha anche affrontato varie stagioni in cui era uno dei pochi a giocare benino in una squadra allo sbando. Il francese si è perso dopo il prestito al Siviglia tra gennaio e maggio 2022. Tornato dalla Spagna ha capito di essere un peso per lo United e ha cominciato a comportarsi di conseguenza, facendo impazzire società, allenatori e pubblico. Per questo fonti autorevoli come il The Athletic scrivono che lo United abbia già deciso di lasciarlo andar via. Fra le squadre potenzialmente interessate a prendere Martial gratis potrebbe esserci anche l'Inter, ma solo a patto che l'attaccante prenda in considerazione una cospicua riduzione dell'ingaggio. Gli affari in uscita dello United a gennaio. Il Manchester United potrebbe vendere un bel po' di giocatori a gennaio. I nomi sono illustri. Oltre a Martial, tra i calciatori di cui il club vorrebbe sbarazzarsi ci sarebbero anche Casimiro, Rafael Varane, Jadon Sancho e Donny van de Beek. A spingere in questa direzione le regole del fair play finanziario. Senza cessioni, sarà complicato poter investire ancora sul mercato senza limiti. Un'altra partenza possibile è quella di Amad Diallo. Il talento avrà 6 settimane di tempo per dimostrare a Ten Hag di meritarsi un posto nello United dopo il lungo infortunio. In caso contrario partirà di nuovo in prestito. Il 21enne ha già dimostrato al Sunderland di poter far grandi cose, e i Red Devils ci puntavano. Purtroppo ha subito un brutto infortunio al ginocchio nel precampionato. L'ex Atalanta sarebbe apprezzatissimo in Serie A, soprattutto dalla Juventus. Per l'Inter avrebbe poco senso prenderlo in prestito, dato che gioca come ala o al massimo può essere adattato a mezzala, un ruolo in cui il club nerazzurro è ben coperto.